Questo paese si chiama Caino, noi autoctoni però non lo chiamiamo Caino, lo chiamiamo Caino! La valle, la montagna, il cielo! Esatto, tutta la mia famiglia ha avuto Lega, come avete fatto a indovinare? Vi dico solo questo, se mia nonna avesse Facebook e scrivesse quello che dice a cena, la bannerebbero subito. E come minimo farebbe la cagata di usare l'emoticon della merdina che ride. E si creerebbero situazioni imbarazzanti tipo, dai nonna, dai smettila, cazzo, non è quella... La faccia che fanno mentre annegano, dai! E secondo me non sono razzisti in realtà, ma sono emotivi. Ora, ditemi se questa cosa non è da persone emotive, ok? Cena di famiglia, 2016, parte al telegiornale Stragi di Parigi, ok? Mio zio si alza in piedi e fa: ah, sai cosa dovremmo fare a questi terroristi di merda? Sai cosa dovremmo fare? Dovremmo prenderli tutti e decapitarli. Poi prendere un maiale e decapitare pure lui, poi prendere la testa del maiale, mettere al posto di quella del terrorista, poi prendere il terrorista, girarlo al contrario e seppellirlo così nel terreno, perché se fai così, secondo la loro religione, non vanno in paradiso e questa è un'art attack! Come la incolla la testa di maiale, zio, con la colla vinilica o... E soprattutto, chi darebbe mai retta a sta cosa? Cioè, chi porterebbe avanti una conversazione del genere? Chi? Chi? Mio cognato, è qua apposta! L'altra parte del tavolo si alza, splendido. Oh sì, io il maiale per fare sta roba lo darei di brutto, scherzi! Però adesso il maiale faccio il salame e lo vendo stracaro! E già me lo vedo il business di famiglia, no? Che parte, l'Abdul Salam, il salame antiterrorista. E l'etichetta sarà un bel salame bresciano con barba e turbante che tipo si schianta contro due torri gemelle di falafel. Giusto per rompere al cazzo con l'appropriazione culturale. Cioè, veramente ogni cena di famiglia per me è una cena di Natale, ovvero un rosso fra tanto verde. Non che io sia rosso come voi, ma per i verdi se non sei verde sei rosso, daltonici del cazzo. E io cerco anche di spiegare che non sono comunista, perché sono un comico, non posso essere di parte, quindi dico, cari parenti, io non sono comunista, io non posso essere comunista, uno dei miei più cari amici è di Israele. Avete trovato il limite alla tolleranza ai comunisti? Sono gli ebrei! No, dai, sto scherzando, lo so, adorate gli ebrei fino alla seconda guerra mondiale. Però sono più ebrei, vero? Sono invasori sionisti. No, allora, ragazzi, sto scherzando, ok? Io vi adoro, adoro i comunisti, per me siete tipo Batman, ok? Siete tipo Batman, o muori d'eroe o vivi troppo lungo da diventare nazista, vi adoro! Mio cognato comunque non mi crede mai, non mi crede mai che non sono né comunista né fascista né leghista, cerca sempre di convincermi. E la cosa migliore che mi abbia detto è quando Salvini era ancora al governo, no, durante una cena di famiglia, si avvicina, che sono le nostre tavole politiche, no, le cene di famiglia, viene lì e mi fa: oh, zecca di merda! Dimmi, ma lo sai che da quando Salvini è al governo sono diminuiti gli stupri? Si vede che è più occupato? Non sono d'accordo con questo applauso, ragazzi, sapete perché? Perché questa battuta è diffamatoria, Salvini non stupra le persone, Salvini paga delle persone per stuprare, paga dei nigeriani, no, che usano dei rumeni come fossero dei dildi per stuprare, e poi dà la colpa a loro. Visto, visto! Ho fatto questa battuta a mio cognato e mi ha risposto: certo, zecca di merda, certo. Perché? Pensi che se li pagasse per stuprare loro non stuprerebbero? Cosa vuol dire? Cioè, adesso che mi ci fai pensare, io se mi pagassero per stuprare magari un pensierino lo farei, ma non perché sono extracomunitario, è che sono povero, eh? Allora pensate, come soluzione di far trovare l'amante mio cognato per farlo sparire dalla nostra vita, no? Visti i suoi gusti politici, pensavo una dodicenne etiope. Mi sono chiesto cosa farebbe Indro Montanelli. Però, sapete, non funziona con gli amici, no? Gli amici si fidanzano, spariscono, non li rivedi dopo mesi che sono ingrassati come gatti domestici, no? Tipo, testa normale, culo enorme, avocado con le gambe. E ti sparano quelle odiose frasi di circostanza, tipo, cavolo Andrea, quasi non ti riconoscevo senza coda di cavallo, cavolo Michele, anch'io non ti riconoscevo senza coglioni.